La gara di oggi, la stagione 2020 di Formula 1, si è conclusa. Una stagione che sembrava non dovesse nemmeno partire a causa dell'emergenza Covid, ma grazie a un lavoro veramente certosino della federazione insieme alle squadre e team, siamo comunque riusciti ad assistere a una stagione di Formula 1, magari non troppo esaltante da un punto di vista sportivo, dato il fatto che i titoli mondiali sono stati assegnati con una certa facilità, ma comunque anche la gara di oggi, che non è stata molto molto divertente, ha comunque lasciato un segno anche in noi appassionati, in noi tifosi, che salutiamo Sebastian Vettel con la sua ultima gara in Ferrari. Purtroppo anche questa è una gara non molto entusiasmante come le ultime, ma comunque è stata una gara che ha visto tanti tanti saluti, e comunque l'appuntamento è a Melbourne tra poco meno di 100 giorni. Prima di presentare le nostre ospiti, che siamo felici di avere qui con noi, chiederei, come al solito, al nostro esperto di tecnica Matteo Quattrocchi di farci un resoconto veloce di questa gara. Resoconto No, veloce, perché cose da dire non ce ne sono granché molte, giusto? di base, diciamo che soprattutto nella posizione di testa, quello che avevamo visto ieri in qualifica alla fine si è confermato essere anche l'andamento della gara al netto di particolari colpi di scena e forse l'unico eclatante, il ritiro di Perez appunto per un problema meccanico, se non sbaglio, il suo motore. L'unico davvero momento significativo di svolta dove si sono visti un po' di giochi di strategia. Vince Max Verstappen che si è dimostrato essere davvero il pilota più in forma su questo ultimo tracciato, il circuito di Yas Marina appunto ad Abu Dhabi, davanti a Valtteri Bottas e un Lewis Hamilton che comunque, pur essendo già confermato campione del mondo, si dimostra in difficoltà al rientro dopo solo 10 giorni di assenza dal circus. E questo fa anche un po' riflettere su come anche pochi giorni di assenza possano portare a un gap significativo, se non in termini prestazionali, soprattutto in qualifica, perché la pole position l'ha persa soltanto di 86 millesimi contro i 26 di Valtteri Bottas nei confronti di Verstappen, ma soprattutto nel passo gara gli è sempre mancato un po' quello spunto extra, l'hammer time, ecco, che l'ha contraddistinto sempre nei suoi sette ormai titoli mondiali iridati, conquistato appunto quest'anno e ora ufficializzato con la conclusione della stagione 2020. Stagione 2020, come dicevi tu, che già ovviamente corona la Mercedes come team di indiscussa potenza, come vediamo anche dal resoconto della grafica, il margine sugli inseguitori, quindi Red Bull e McLaren, che si dimostra essere alla fine vincente come terza forza. Dimostra che davvero quest'anno la macchina è stata tutta di un altro livello e non c'è stata mai partita per i rivali se non appunto sporadicamente per Max Verstappen che al netto appunto delle sue doti eccellenti come anche quelle a volte a tratti purtroppo soltanto quest'anno dimostrate da Charles Leclerc, avendo il favore di una macchina davvero molto più prestazionale ha potuto brillare in più occasioni, ultima e non da poco quella di Abu Dhabi, appunto. Purtroppo i problemi tecnici esistono ovunque, quindi esistono chiaramente anche per noi. Io passerei immediatamente però a Giuseppe, che non vede l'ora di salutare i nostri ascoltatori, chiedendogli non cosa pensa della gara in sé per sé, ma invece, visto che tu analizzi sempre un po' il punto di vista più emotivo della Formula 1 in sé per sé, che cosa ti ha lasciato questa gara, molto, molto brevemente come al solito? Ma innanzitutto un cordiale saluto a tutti. La gara, sinceramente, ha lasciato ben poco, dal punto di vista delle emozioni e della passione, ma anche se in parte ce lo aspettavamo, perché guardando ai restanti i vecchi appuntamenti, quelli degli anni passati, c'era da aspettarselo, insomma. Innanzitutto volevo fare i complimenti a Matteo per la grafica e ha messo in prima linea Toto Wolff, quindi quasi con un. Che volesse trollare ancora una volta tutti. La Mercedes è sempre lì per stuzzicarti, Giuseppe, lo No, sappiamo. sì, no, anche perché quest'anno ha trollato poco e quella faccia mi ha fatto venire in mente un po' dei vecchi ricordi. E detto questo, no, niente, volevo dire che comunque sì, la gara non è stata entusiasmante. C'è da dire che ci aspettavamo forse un pelino in più dalla Ferrari perché Leclerc, a mio avviso,
aveva almeno nelle prove libere sembrava che poteva essere leggermente più competitivo, e non è stata una bella cosa il fatto che l'abbiamo visto patire dietro Raikkonen. Mi fa piacere almeno per Vettel, che è stato in zona punti per diversi giri, però voglio dire, il mezzo quello era. È una gara che dal punto di vista Ferrari, sinceramente, mi aspettavo molto, molto di più, considerando anche il terzo settore per le caratteristiche del layout della pista, però non è stato niente di eclatante. Un Hamilton molto sottotono, devo dire, vuoi per il Covid, vuoi forse perché era anche un po' stanco, mi sembrava, lo si vedeva sul podio, era un po' giù Hamilton. E Bottas si è ripresa una piccola rivincita, almeno consolidando il suo secondo posto nella classifica costruttori. Verstappen sì, ha vinto, ma anche questa non è una grande novità, perché nella seconda parte della stagione Red Bull riesce sempre a recuperare. Quello che lo dico per l'anno prossimo, mi auguro che possano fare una macchina competitiva fin da subito, in modo tale da mettere in seria difficoltà Mercedes, in attesa che poi la Ferrari possa tornare ai livelli di seconda, terza forza. Per No, il resto, è strano come ogni anno diciamo sempre la stessa frase ogni volta che finisce infatti, la gara di Abu Dhabi. Speriamo che il quel bello di essere fosse. tifosi Ferrari, direi, il bello di essere Esatto. tifosi Ferrari. Ma a Sì, no, proposito, al di là di tutto, poi sicuramente ci andremo con la puntata un po' più avanti, però forse ha tenuto banco più quello che è accaduto nei giorni scorsi con l'addio di Camilleri, e adesso è iniziato con il Toto Nomi per la sostituzione ai vertici della Ferrari. Però lascio questo argomento nella seconda parte della trasmissione. esatto. Io mi Come stavo avrete sentendo. sicuramente avuto modo di notare, abbiamo due facce nuove questa sera. Due facce che sicuramente avete letto nel nostro sito f1ingenerale.com. Vi invitiamo a seguirci per non perdervi nessuna notizia sul mondo del motorsport. E queste due ragazze, che chiaramente diciamo siamo felici di avere nella nostra redazione, hanno anche un progetto molto interessante di cui parleremo però. Successivamente, brevemente, loro si trattano di Aurora e di Martina, che invito comunque a salutare e a presentarsi. Chi vuole iniziare, faccia pure. Marti, vuoi Vai, vai, rompere il nomina tu ghiaccio? prima. Vai, vai. Allora, innanzitutto vogliamo ringraziare chiaramente, e questo mi permetto di dirlo anche a nome di Martina, Giuseppe, Matteo e Tommaso per l'invito questa sera. E, io sono Aurora e sono entrata in redazione di F1 in generale 2 anni fa, quasi 2 anni e mezzo. E al momento gestisco la redazione che si occupa delle gare endurance e delle gare del panorama GT. E questo è quanto. Sono stata anche inviata in pista, come ovviamente la mia collega e amica Martina, che ora vi dirà di più su quello che fa lei. Bene, ciao a tutti, anche io mi unisco nel ringraziare i ragazzi che ci hanno invitato stasera. E sì, allora io appunto sono Martina, su F1 in generale, in cui sono entrata quasi 3 anni fa ormai, gestisco la redazione di MotoGP, ma scrivo anche di Formula 1 e di Endurance, quindi in quel campo Aurora è il mio capo sostanzialmente, e però un po' di categorie salto tra le due e le quattro ruote sostanzialmente. E anch'io appunto, come dicevo Aurora, sono stata accreditata, inviata in diverse gare, diversi eventi. E niente, questo è quanto. Poi dopo, durante la puntata, parleremo anche insomma di questa esperienza che avete avuto, perché comunque ti permette sempre di guardare il paddock in un modo diverso. Volevo Certamente. andare un attimo da Martina, chiedendole un discorso su proprio come le categorie del motorsport hanno affrontato l'emergenza Covid. Se chiaramente si è dovuti partire in ritardo a causa dell'emergenza che insomma ha preso tutti quanti alla sprovvista, da luglio in poi più o meno si è partiti. Chiaramente con un protocollo di sicurezza per tutte quante le categorie, comunque molto stringente, un protocollo che ha dato i suoi frutti. Da questo punto di Però di vista. cui si è parlato tanto, di quello della Formula 1, la famosa Comunque, bolla della Formula 1, mentre delle altre categorie si sa vorremmo come chiedere uno esattamente, di visto meno. che tu ti occupi prevalentemente di MotoGP, vorremmo chiederti, secondo te, come ha lavorato la categoria da questo punto di vista? Ok, allora qui bisogna andare un po' coi piedi di piombo. Allora, diciamo, facendo un paragone con la Formula 1, che comunque sono pinnacoli, uno delle quattro, uno delle due ruote,
Diciamo che c'è stata una gestione diversa, quindi in Formula 1 da subito mi è sembrato che ci sia stata questa idea di voler comunque fare lo show più bello possibile, quindi si sono anche impegnati con circuiti diversi che non erano in calendario da tanto, comunque sono riusciti a portare sicuramente attenzione al campionato come l'avrebbero portata normalmente, se non di più. Quindi è stato fatto un lavoro, secondo me, molto bene. In MotoGP la situazione è stata un po' diversa, nel senso che Dorna, che è l'organizzatore, non ha adottato una linea troppo simile, si sono tenute più o meno le solite piste, e la stagione è anche durata meno. La stagione di MotoGP è stata molto stringata se la paragoniamo alla Formula 1, proprio in termini di mesi in cui si è corso, perché è stato proprio una specie di toccata e fuga quella della MotoGP. Quindi anche sulla durata del campionato intero ci sono state delle differenze. In MotoGP direi che, al di là dell'organizzazione, la cosa che l'ha resa interessante anche agli occhi di chi magari non è così appassionato quest'anno è il fatto che, non essendoci Marquez, che normalmente monopolizzava il campionato fin da subito, chiaramente abbiamo avuto tanti vincitori diversi che si sono susseguiti, una lotta per il campionato assurda, perché veramente abbiamo avuto tantissimi piloti che avrebbero potuto vincere, quindi diciamo che la parte tanto interessante di questo campionato di MotoGP, secondo me, anche per tanti tifosi, è stata questa, quindi il fatto di avere tolto dall'equazione il grande campione, quindi una, diciamo, un po' più frizzante come campionato. Un'ultima domanda, poi chiaramente passiamo anche ad Aurora, a Giuseppe e a tutti gli altri. Secondo te, questa è una mia curiosità, il fatto che mancasse un elemento così grande come Marquez, il fatto che ci fossero tutti questi piloti che potevano vincere, secondo te non si è passato dal fatto che ci fosse un solo pilota che vinceva a un equilibrio forse troppo grande da questo punto di vista? Allora, sì, è un'osservazione secondo me molto pertinente, nel senso che sicuramente questa cosa ha un po' sconvolto tutti i tifosi, perché ovviamente non ci si aspettava che questo infortunio di Marquez causasse tutti questi ritardi per lui nel ritornare, e soprattutto appunto c'è stato questo grande disequilibrio, nel senso che davvero chiunque avrebbe potuto vincere il campionato sostanzialmente. Quello che penso io personalmente è che se per avere un campionato che appassiona tanto bisogna togliere l'elemento migliore all'interno di quel campionato, allora c'è un problema di fondo, nel senso che se il divertimento, se il coinvolgimento per i tifosi arriva nel momento in cui si toglie il più bravo, quello che vince di più, allora è lo sport ad avere un problema qui. Un po' come funziona in Formula 1 con Hamilton, insomma. Vero, Giuseppe? Esatto, esattamente. Come ho detto prima, adesso volevo passare da Aurora chiedendole, diciamo, una sua opinione, non soltanto dal punto di vista Covid, ma proprio come stagione. Secondo te è una stagione, diciamo, molto, molto monotona, o comunque degli elementi da rivalutare, da considerare da questa stagione ce ne sono? Magari anche a livello economico, aggiungerei. Magari proprio, per esempio, anche il fatto che siano state riproposte alcune piste storiche, o che si sia andato a correre in alcune piste che stranamente non erano mai state prese in considerazione. Beh, allora, secondo me, chiaramente l'aspetto economico che i tifosi tendono a trascurare, un po' perché oggettivamente la complessità della materia non è indifferente, e un po' perché chiaramente si tende a privilegiare l'aspetto sportivo, l'aspetto emotivo, come è giusto che sia, perché la Formula 1, come anche tutti gli altri campionati motoristici, rimangono ovviamente delle competizioni sportive. Però diciamo che chiaramente l'aspetto finanziario quest'anno è emerso prepotentemente, non tanto in Formula 1, anche se sicuramente con una certa incidenza anche lì, ma soprattutto nelle altre competizioni motoristiche, e ha avuto il suo peso. E chiaramente si sono dovute fare delle considerazioni di priorità differenti. E per quanto riguarda il discorso sulle piste, che chiaramente anche lì è comunque legato quasi esclusivamente all'aspetto economico e finanziario, il motivo per cui si sceglie una pista piuttosto che un'altra raramente è l'emozione che i sorpassi possono ovviamente suscitare al pubblico,
quanto i diritti televisivi che se ne possono ricavare, l'investimento dei governi locali, l'investimento degli sponsor locali. Quindi è chiaro che, per esempio, realtà come Imola, rimanendo anche banalmente in Italia, che comunque aveva le sue difficoltà di tipo anche prettamente logistico, perché è un impianto che andava rivisto sotto molti punti di vista e va ancora sicuramente rivisto, e hanno potuto fare il loro ingresso proprio perché in un momento in cui gli interessi economici, diciamo, sono stati più improntati alla sopravvivenza che al profitto, si è potuti andare in una direzione che, diciamo, privilegiasse magari la facilità degli spostamenti. Abbiamo visto tante gare europee, non si è praticamente quasi mai andato tanto al di là dei confini, diciamo, dell'Europa centrale e del Medio Oriente per ovvi motivi di trasporto. Non so di questo cosa possa rimanere nei prossimi anni, perché appunto, per quanto possa far male, sentirselo dire per un tifoso, per un appassionato, la Formula 1 rimane un business i cui numeri sono importanti, ma sono anche rovinosamente in perdita. E quindi non si può prescindere da questo tipo di considerazioni, e l'abbiamo visto anche proprio recentemente con il grande clamore di pubblico, relativo all'inserimento della gara in Arabia Saudita, secondo me assolutamente giustificato per i motivi che tutti sappiamo, ma il contributo economico che l'Arabia Saudita, ha offerto alla Formula 1 non si può in alcun modo ignorare. Solamente purtroppo, come hai detto tu, è un Se non lo business. fanno loro. Esatto, però diciamo da un punto di vista sportivo, no? Magari abbiamo detto, magari si ritornasse a correre in questo posto, magari si corresse qua, no? Viste le viste che ci sono state, secondo te questa ipotesi, questa idea, dopo le gare, dopo i weekend di gara, hanno dimostrato che queste viste possono ospitare la Formula 1 anche in futuro, oppure è stata semplicemente diciamo, un'eccezione che Tappa confermava la buchi, regola? esatto. Solamente da un punto di vista sportivo. Beh, dal punto di vista sportivo, secondo me abbiamo avuto delle piacevoli sorprese e dei piacevoli ritorni, ovviamente. Mi ha fatto molto contenta il fatto che il pubblico moderno della Formula 1 abbia scoperto Portimão, che noi appassionati di endurance e GT conosciamo molto bene, naturalmente, perché per esempio la European Le Mans Series ci corre da anni, il GT Open ci corre da anni. Che secondo me è un circuito molto particolare, molto apprezzabile sia per i piloti che per gli appassionati. Il Mugello, direi che la gara è stata più che altro macchiata dalle difficoltà della direzione di gara, della gestione proprio del race control, che magari l'ha resa, diciamo, più godibile da un punto di vista dello spettacolo, meno godibile dal punto di vista della performance sportiva, perché è stata neutralizzata fin troppe volte in modi che erano tranquillamente evitabili. Chiaramente poi c'è stato il grande ritorno di Imola e del Nürburgring nella configurazione del GP3, che io personalmente avevo sempre molto apprezzato, nonostante non avesse mai riscosso, diciamo, un grande successo. E io trovo che sarebbe molto interessante valutare per il futuro, nonostante la condizione, diciamo, sia finanziaria che governativa in Turchia, non è detto che lo consenta, ma l'Istanbul Park, per quanto mi riguarda, è stato un graditissimo ritorno perché è una pista che apprezzo molto. Esatto, anche Matteo è di questo avviso, se non ricordo male, giusto? Eh beh, sì, io Sì. sono anch'io d'accordo, devo essere sincero. E volevo fare una domanda da Aurora relativa invece a quanto il fattore appunto Covid abbia invece avuto un impatto su uno sport forse ancora più di nicchia, come appunto le categorie endurance, e che risvolto può aver dato in un certo senso, quasi più per creare audience in quei momenti di buio proprio totale, il fatto di aver creato delle competizioni virtuali, il cosiddetto boom degli sports. Pensi che può anche quello essere una cosa che verrà portata avanti, potrà prendere più piede come magari già fa da diversi anni per la Formula 1? Guarda, la realtà dei campionati endurance e dei campionati GT, che noi fondamentalmente mettiamo sotto la stessa categoria, non tanto per il tipo di gara, perché ovviamente da un lato abbiamo gare di durata, dall'altro abbiamo anche gare di tipo sprint, quanto per, diciamo, il modo in cui i team vengono organizzati e i piloti vengono ingaggiati.
È una realtà estremamente variegata. Abbiamo da un lato quelli che sono campionati mondiali certificati FIA, come per esempio il WEC, che penso sia anche quello più famoso e più conosciuto magari dagli appassionati, e poi abbiamo dei campionati invece organizzati da promoter indipendenti, ma comunque di grandissimo rilievo, come ad esempio il GT World Challenge, che sia io che Martina seguiamo assiduamente anche in pista. E di conseguenza questi tipi di realtà così diverse hanno avuto delle risposte a loro volta completamente diverse all'emergenza Covid. E non essendo necessariamente sotto l'egida della FIA, almeno non completamente come lo è, ad esempio, la Formula 1, c'è stata molta più libertà. E diciamo che secondo me c'è chi l'ha fatto bene, c'è chi l'ha fatto in maniera quasi perfetta e c'è chi l'ha fatto molto male. Noi chiaramente lo vediamo sia. Diciamo, lo possiamo giudicare sia in termini di effettiva sicurezza del campionato, cioè quante persone che hanno lavorato all'interno del campionato si sono effettivamente ammalate, quanto si è diffuso il contagio all'interno del paddock, sia in termini di accesso per il pubblico e per i media in una situazione che chiaramente limitava l'accesso fisico al paddock, che ovviamente è stato gestito in maniera per l'appunto molto, molto diversa. Marti, quando vuoi intervenire in qualunque momento sulla nostra esperienza post-Covid nel paddock, chiaramente ti cedo la parola. Assolutamente. Sì, allora, noi appunto abbiamo avuto questa esperienza insieme, quindi abbiamo coperto un campionato a ruote coperte, appunto il GT Open, a settembre, fine settembre, se non ricordo male. E è stata un'esperienza particolare, anche perché conoscendo già l'ambiente del paddock pre-Covid, arrivare dopo praticamente un anno fuori dalle piste e avendo in mente l'immagine di come era prima, è stato proprio un impatto forte, un impatto veramente forte, il paddock praticamente vuoto. C'è da dire che ovviamente non è un campionato di quelli in cui c'è il paddock che brulica di gente continuamente, però comunque la situazione rispetto all'anno precedente era completamente diversa, praticamente un imbuto invertito. E è stato molto bello però vedere come l'Autodromo di Monza ha gestito il tutto, perché secondo noi veramente sono stati pronti, spediti, molto bravi, c'erano dei controlli molto ferrei. Ogni volta che uscivi dal paddock dovevi fare il controllo della temperatura costantemente, quindi tu uscivi, tornavi 5 minuti dopo e ti rifacevano il controllo. E niente, sono stati molto, molto puntuali nel gestire la cosa, secondo me, sono stati davvero bravi. E a questo proposito abbiamo anche scritto un articolo, se qualcuno volesse andare ad approfondire un pochino come abbiamo vissuto questa esperienza, trovate sempre tutto sul sito, quindi. Assolutamente. Prima di ritornare brevemente alla Formula 1, abbiamo una domanda per la nostra esperta di endurance. Alessandro Badane ci chiede se il nuovo regolamento WEC, che se non ricordo male dovrebbe introdurre le hypercar, giusto Aurora? Possa essere l'ancora di salvezza del mondiale attraendo dei nuovi costruttori e se ci saranno delle ripercussioni sulle categorie GT, che fanno parte ovviamente anche del WEC. Prego. Beh, allora, diciamo che dei primi cambiamenti ci sono stati. Io devo dire che la mia posizione, ovviamente strettamente personale, è piuttosto negativa al momento per quelli che sono i nuovi regolamenti WEC, per quanto riguarda le hypercar nello specifico. Fondamentalmente, traduco in termini magari più accessibili anche per chi non è appassionato, e quest'anno il Mondiale WEC ha vissuto una fase di transizione perché si sta passando dalle vetture prototipi, l'MP1, a una nuova categoria che sarà più potente, più performante, che è quella delle hypercar, che ha tuttavia una piattaforma di sviluppo totalmente diversa da quello su cui i costruttori avevano già in passato investito per le LMP1, che quindi richiede una spesa molto, molto ingente, e soprattutto, essendo la nuova classe regina del WEC, le è stata affiancata una categoria, diciamo, complementare che compete ugualmente per la vittoria overall, che è la categoria Le Mans Daytona Hybrid, LMDH per brevità.
che fondamentalmente per un costo molto molto più ridotto offre la stessa possibilità di vittoria delle hypercar e soprattutto può competere anche nei campionati endurance oltreoceano, una cosa che le hypercar al momento non sono autorizzate a fare. Quindi secondo me diciamo che c'è stata questa scelta da parte dell'ACO, che è l'organo di gestione del campionato endurance insieme alla FIA, di assimilare due categorie che in realtà hanno una filosofia di fondo molto diversa, perché mentre nell'hypercar lo sviluppo della vettura è affidato dall'A alla Z al costruttore che decide di mettersi in gioco, passando dal motore al telaio, a una quantità veramente minima di parti in comune. L'LMDH abbatte i costi perché il telaio è a scelta fra quattro possibili costruttori che hanno già vinto l'appalto appunto per darne uno, e ci sono tantissime parti standardizzate e quindi chiaramente si è stimato che all'incirca l'LMDH costino 10 volte di meno come investimento rispetto alle hypercar. Direi che questo è comprensibile a tutti che far correre per gli stessi allori due classi che hanno un costo così sperequato non può sortire buoni risultati per una delle due, presumibilmente per la più cara. E per quanto riguarda quello che succederà nel mondo GT, sicuramente il discorso è che anche lì ritorniamo all'aspetto economico. So che posso sembrare noiosa, ma purtroppo il mondo L'ho dello considerato. sport gira tanto intorno a quello. gira quasi esclusivamente intorno a quello, purtroppo. E il dato di fatto è che chiaramente competendo per la classe regina, i bonus, i premi e i gettoni di presenza sono molto Sono più. A molto competere per la come Salona classe. Matteo, purtroppo. Prego, Esatto. prego ora. No, ma appunto, cioè, la realtà dei fatti, di conseguenza, è chiaro che ci potrà essere un interesse ulteriore, soprattutto per i grandi costruttori, verso le hypercar, ma prevalentemente, secondo me, verso le LMDH, come vi dicevo prima. Io ho già visto che Audi, per esempio, ha deciso fondamentalmente di abbandonare la Formula E, che pure era una categoria che Audi aveva praticamente fondato e su cui aveva investito tantissime risorse, avendo anche un ritorno di performance e di vendite anche della mobilità elettrica importante. Ecco, il progetto Formula E è stato abbandonato per entrare fra 2 anni nella categoria LMDH. Quindi io penso che questo sia un indice importante. Le GT nel campionato WEC sono mo ovviamente molto più economiche dei prototipi. Però non hanno lo stesso ritorno d'immagine, non hanno lo stesso ritorno economico. Secondo me è una classe che non arriverà mai a soffrire perché appunto, cioè, ci sarà sempre qualcuno che vorrà pagare per correre in una vettura GT nel WEC. Però sicuramente l'interesse delle grandi case costruttrici, secondo me, scemerà nel tempo. Ho capito. Allora, Ed è assurdo anche. mi dispiace per Matteo e per Giuseppe, ma qua abbiamo solamente domande per le ragazze, quindi noi dobbiamo per forza. E vabbè, ma è l'obiettivo della Esattamente. serata, giustamente. Passo Basta sentir parlare noi, da Martina cioè. perché dopo ci sono domande anche per Aurora. Il nostro, che possiamo chiamare così, Federico Albano, che salutiamo perché è stato anche nostro ospite recentemente al podcast, lo invitiamo a tornare quando vuole, chiede appunto a Martina. Che effetto le ha fatto vedere le Formula 1 al Mugello? E se secondo lei questa pista è più adatta alle MotoGP o al Mugello? Cioè, se è una pista che è più, diciamo, chiede di più ai piloti della Formula 1 o ai piloti della MotoGP? Ok, allora prima di tutto un saluto carissimo a Federico e grazie per la domanda. Allora, il Mugello, diciamo che è un circuito che io personalmente amo tantissimo, fin da quando ero piccola, quando si correva al Mugello ero sempre presa bene, mettiamola così. E niente, è un circuito che davvero penso che anche sia un amore comune a tantissimi tifosi, soprattutto appunto di MotoGP o comunque che seguono le moto. Il confronto con la Formula 1, allora, è stato particolare nel senso che, diciamo,
si poteva gestire meglio sotto diversi aspetti la gara al Mugello, nella mia opinione. Però comunque sicuramente abbiamo visto anche nei giorni precedenti la gara, banalmente nelle libere o anche il sabato, abbiamo visto che il potenziale per la Formula 1 su un circuito di questo tipo è tantissimo. Quindi abbiamo anche sentito tanti, tanti tifosi contenti di vedere una pista un po' diversa, perché comunque alla fine di questo si tratta. E nonostante tutto, personalmente penso comunque che sia una pista più adatta alle moto. Probabilmente sarebbe andata bene forse con le Formula 1 di un po' di anni fa, forse 7-8 anni fa sarebbe andata meglio, però soprattutto anche le dimensioni che hanno adesso queste monoposto, diventa anche complicato correre su circuiti che di base si tengono per le due ruote, quindi ovviamente un circuito stretto. È più difficile, questo chiaramente è un esempio, però naturalmente è più complicato adattare una Formula 1 di adesso a un circuito che di base si tiene per delle moto. Chiaramente le due ruote funzionano in maniera completamente diversa e i problemi, per esempio, che abbiamo visto con la Formula 1 al Mugello non esistono con la MotoGP, ma perché non hanno ragione di esistere. Per cui sono proprio categorie talmente diverse che fare un confronto è davvero complicato. Ho capito. Allora, dopo torneremo all'argomento Formula 1 perché, come ho detto prima, indipendentemente dalla gara è stata comunque una giornata particolare. Una domanda per Martina riguarda adesso Magnussen, uno dei piloti che oggi ha salutato la Formula 1, che si trasferirà con il team Ganassi nel campionato IMSA negli Stati Uniti. Secondo te ci saranno altri piloti che faranno questa scelta, cioè passare dalla Formula 1 al mondo endurance? La domanda è per Aurora o sbaglio? Hai ragione, Aurora, scusami. No, ma anche Martina chiaramente può rispondere tranquillamente quando vuole alle domande Tanto sono endurance. competenti tutte e due, cioè qua noi oggi dobbiamo solo riportare le domande, facciamo le belle statuine oggi noi. No, ragazzi, apprezziamo come sempre anche il vostro input, anche tu, Matteo, chiaramente, sappiamo bene. No, diciamo che in generale il mondo endurance in realtà è sempre stato, ma da decenni, popolato, Popolato. si è consentito in base ai calendari già attualmente impegnati in Formula 1 che da piloti invece diciamo reduci dalla Formula 1, che peraltro normalmente hanno anche un discreto successo. Una cosa che cioè, potrebbe sembrare banale magari al tifoso o comunque a chi ha sempre prediletto la Formula 1 come scelte di visione e di ascolto. E in realtà non è così scontato perché cioè, il modo in cui si corrono le gare di durata, soprattutto le classiche di durata come una 24 ore, come può essere Daytona, come può essere Le Mans, come può essere il Nürburgring, è un'impostazione totalmente diversa rispetto a quella della Formula 1. Quindi non è detto che il passaggio di competenza sia così immediato. Però comunque abbiamo visto, ad esempio, Hülkenberg vittorioso a Le Mans all'esordio con Porsche. Chiaramente era con Porsche, quindi una macchina già di per sé estremamente competitiva, ma lui ci ha messo del suo. Abbiamo visto ovviamente l'exploit di Alonso, che è ancora in caccia, alla caccia della Triple Crown. Gli auguriamo tutta la fortuna di cui ha Esatto. evidentemente bisogno. E insomma, ci sono tantissimi piloti che in un modo o nell'altro sono passati dal mondo della Formula 1. Lo stesso Kobayashi, secondo me, estremamente sottovalutato in Formula 1, che in realtà si è dimostrato un talento cristallino nell'endurance. E quindi secondo me sì, questo sarà un passaggio che sarà più o meno costante negli anni, cioè lo vedo come una naturale evoluzione della carriera di un pilota di Formula 1, anche perché in realtà il motivo per cui in Formula 1 si finisce relativamente più giovani, poi ovviamente abbiamo i casi eccezionali come può essere un Kimi Raikkonen, però tendenzialmente la carriera dura di meno rispetto a quello che è l'endurance, è perché naturalmente le monoposto sono vetture estremamente fisiche. Mentre i prototipi e le GT sono delle vetture che richiedono, dal punto di vista proprio della prestanza, una preparazione atletica di tipo diverso, diciamo possibilmente minore. La differenza nelle gare, nelle competizioni di durata, la fa veramente la tecnica e la fa veramente la capacità di guida.
secondo me appunto è per questo che in realtà i grandi esperti della Formula 1, come può essere un Alonso, come può essere stato un Kobayashi, un Montoya, veramente possiamo fare una marea di esempi, hanno poi fatto bene nell'endurance. Quindi sì, la vedo come una prospettiva assolutamente naturale. Esatto. Marti, vuoi aggiungere qualcosa al riguardo? Scrivo tutto quello che hai detto, per cui Esatto. Allora, abbiamo un'altra domanda di Alessandro Patanè che ringraziamo. Diciamo inizio io, poi dopo andremo via via da Giuseppe, Matteo e più avanti. Ragazzi, tranquilli, non vi ho dimenticati. Allora, ci viene chiesto che se dovessimo scegliere una pista fra Portimao e Istanbul, quale sceglieremmo e perché? Allora, io vi dico che fosse per me le introdurrei entrambe nel calendario. Dovessi scegliere una delle due. Dico un nome, Portimao, perché dal mio punto di vista la vedo una pista innanzitutto che ha chiaramente, grazie anche a come ha detto Aurora, giustamente un eco maggiore nel mondo del motorsport, perché comunque è una pista che viene utilizzata da tanti anni, ma poi perché ha delle caratteristiche che mettono veramente anche in difficoltà i piloti, questi saliscendi, il fatto che ci sono alcune curve cieche, una pista completa, quindi dove serve il pilota migliore e la macchina migliore. Non dico che non lo faccia anche Istanbul, però mi sembra che da questo punto di vista Portimao forse abbia qualche cosettina in più. Giuseppe, partiamo da te e poi scivoliamo via via con tutti gli altri. Allora, io dico che Istanbul la sceglierei solo per la tipologia di asfalto che ha dato molto spettacolo quest'anno, ma considerando che l'asfalto poi si andrà a posare col passare del tempo per bene, ecco, non la sceglierei rispetto a Portimao. Preferirei più Portimao, nonostante la mitica curva di Istanbul A che 3 punti giro. di corda. Sì, quindi sceglierei Portimao, ma se posso dire la verità, tra le due io, poi perché sono legato a Imola, preferirei Imola, perché Imola è... Ecco. No, io tra le due preferisco Imola e vi spiego anche perché a mio avviso l'Italia ha bisogno di avere un altro circuito, un altro Gran Premio, proprio per la storia che l'Italia ha per quanto riguarda il motorsport. Ricordiamo che Imola è nella Motor Valley e quindi nel luogo dove ci sono i massimi costruttori, no? I più importanti costruttori sia della Formula 1 che della MotoGP. Quindi a mio avviso l'Italia merita di ospitare un altro Gran Premio di Formula 1, nonostante il fatto che in Inghilterra da qualche anno a questa parte diciamo c'è un po' il know-how tecnologico, no? Della Formula 1 e tecnico, perché gli inglesi negli ultimi anni l'hanno sempre fatta da padrone in termini di innovazione, di esperienza. Però io credo che, ragazzi, diciamo, la passione e ciò che può portare Imola non possono portare né Portimao né Istanbul proprio per la storia, perché Imola rappresenta la storia della Formula 1. Matteo, la tua? Qua ha toccato un tasto dolente, perché comunque sono d'accordo con quanto avete detto tu, Tommaso, appunto anche Martina e Aurora prima per quanto riguarda Portimao, anche io. Di principio la preferisco nel suo layout completo al circuito di Istanbul, anche se curve tecniche, appunto come la curva 8 a 3 punti di corda, non se ne vedono tutti i giorni. Certo è che comunque quest'anno è stato difficile valutare l'intero weekend, perché questo asfalto è estremamente scivoloso, non solo sul bagnato, ma soprattutto anche in fase appunto di prove libere, quando comunque non c'era tutta questa esigenza di passare alle gomme intermedie o appunto wet, quelle da full wet, quindi in grado di drenare grandi ammontari di acqua. Non sarebbe quest'anno forse un paragone equo da fare, perché non abbiamo potuto vedere quanto ha da offrire. Quindi per quest'anno direi anch'io Portimao. Certo è che comunque per quanto riguarda anche l'audience che hanno dato i circuiti italiani, nulla a che vedere comunque. È vero che sono circuiti molto tecnici e molto spettacolari, però circuiti come Imola hanno davvero fatto la storia per questo sport. Nonostante, appunto, come diceva anche Giuseppe, la costante focalizzazione sia in territorio inglese che anche la costante migrazione di team verso l'Inghilterra. Adesso, se non sbaglio, anche la Haas in ultimo ha deciso di abbandonare la sua sede negli Stati Uniti e spostarsi in Gran Bretagna, appunto, per concentrarsi proprio dove il cuore pulsante della Formula 1 batte da diversi anni. Quindi
quindi anche io mi schiero comunque dalla vostra parte. Portimao per quest'anno, però Istanbul potrebbe essere una scelta papabile per aggiungere un circuito in più che comunque ha tanto da offrire. Tra l'altro, per chiudere il discorso circuiti, sì, negli ultimi giorni l'ha trapelata la notizia che in Vietnam stava trovando altre difficoltà, quindi si va sempre più a confermare, cioè confermare no, ma si avvalora sempre più l'ipotesi di riportare Portimao, Istanbul o appunto Imola. E sappiamo che Domenicali, essendo anche molese, sicuramente sarà cercando... Guarderà di buon occhio l'idea. Sì, ma sicuramente, dai ragazzi, è scontato. Io credo che farà di tutto, essendo il nuovo CEO della Formula 1, farà tutto per portare Imola di nuovo nel calendario. Non lo so. Velocissime, Aurora prima, Martina dopo, Portimao o Istanbul? Io sottoscrivo tutto quello che hai detto tu, Tommaso e Matteo, su Portimao, quindi Portimao senza riserva. Martina? Sì. Concordo. Portimao, nonostante Istanbul sia un circuito che mi piace molto, però sì, Portimao decisamente, come layout in generale lo preferisco. Allora, è arrivato forse il momento meno voluto, meno desiderato di tutto quanto la puntata, ovvero dobbiamo parlare chiaramente dell'ultima gara che ha fatto oggi Sebastian Vettel con la Ferrari. Certo. Siamo oggi, diciamo, e come sempre facciamo parte del fatto che gli italiani appassionati di motori al 99,9% periodico, vuol dire tifosi ferraristi, quindi una vostra opinione su questo divorzio, sul fatto che appunto questa storia sia finita. Chi vuole cominciare, vada. Martina, assolutamente. Ok. Non puoi male, va bene. Allora, premesso il mio amore viscerale per Sebastian Vettel, diciamo che la mia idea è, bando ai sentimentalismi, che sia tutto iniziato come una bella avventura che poi alla fine, come ha anche detto Seb in alcune interviste dopo la gara, è diventata un po' triste. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto, perché alla fine quello che è stato, quando c'è stata la possibilità di vincere o comunque di caricare un po' di più sulla Mercedes, non ci si è riusciti per un motivo o per l'altro. E quindi è stato sicuramente brutto e anche demotivante, sicuramente sia per la squadra che per il pilota. Riguardo la gara di oggi, non credo ci sia molto da dire, molto su cui esprimersi onestamente. Mi fa estremamente piacere che Seb sia riuscito a stare nei punti per qualche giro, ma... Questo è quanto di positivo secondo me possiamo trarre. Non abbiamo avuto dei pit stop estremamente lenti come è capitato ultimamente, quindi forse questo è un altro punto su cui possiamo rallegrarci un minimo, però ecco, direi che in generale il fatto che appunto Vettel migri verso un'altra scuderia non può che fare bene a lui come pilota, nella mia opinione, perché in Ferrari il lavoro era finito, non ci sarebbe stato altro da fare, nella mia opinione. Chi vuole continuare? Vado io? Vai, vai. Allora, io come al solito voglio essere un po' critico, però questa volta non nei confronti del pilota. Ecco. No, devo dire che non voglio essere critico nei confronti del pilota, perché io voglio imputare la colpa del calo, no? Delle prestazioni che ha avuto Vettel nel corso degli anni, perché effettivamente abbiamo assistito un calo netto anche a noi tifosi, e perché noi tifosi credo che nel momento più opportuno non siamo riusciti a supportarlo abbastanza. E poi in seconda cosa anche la stampa nazionale, perché la stampa nazionale ha disintegrato Sebastian Vettel, questo dobbiamo dirlo. Su tutti i giornali di carta stampata era, nel corso delle gare dal 2018, da quel fatidico incidente dell'Hockenheim fino al 2019, ai problemi che ha avuto a Monza, no? Durante il Gran Premio, quando Leclerc stava per vincere, è stato un continuo dare addosso a Sebastian, un continuo.
E poi anche chiaramente l'atteggiamento dei tifosi che ha rovinato. Poi Vettel sappiamo tutti che era molto, aveva un carattere molto latino, molto caloroso. Cioè, Vettel non era un tedesco, magari come alla Schumacher, ma era molto italiano, voglio dire, no? Lo diceva anche Sergio Marchionne. E questo ha influito enormemente perché lui non si è sentito supportato dalla stampa, quindi poi dai tifosi, ma anche poi dalla squadra, perché con l'arrivo di Leclerc la Ferrari ha fatto in modo che Vettel andasse sempre messo in secondo piano, un po' come è accaduto a Raikkonen, no? Oppure come è accaduto a Massa con Alonso, come è accaduto a Barrichello con Schumacher. Cioè, purtroppo la Ferrari deve scegliere e poi ha fatto la scelta su Leclerc, anche perché gli stili di guida erano diversi, questa non è una novità. Perché hanno stili di guida diversi, ognuno preferisce la macchina scarica, l'altro preferisce una macchina un po' più solida al posteriore, incollata a terra. Quindi questo discorso diciamo, lo facciamo molto anche con l'ingegner Mazzola, no? Nelle Sì. puntate vecchie. Quindi alla fine è stata una scelta che voglio dire dolorosa, però in parte, voglio dire, legata anche a quello che c'era attorno. E poi una cosa voglio dire, e concludo, tutti ricordano l'episodio di Hockenheim come l'episodio eclatante, no? Per la carriera di Vettel in Ferrari, ma a mio avviso non è stato tanto quello l'episodio che ha in qualche modo ha inciso, no? Per gli effetti negativi che ci sono stati, no? Attorno al pilota, forse più Monza. Dello stesso anno, il 2018, lì lui sapeva che Hamilton doveva restare dietro. Poi, con quel sorpasso, testa coda, diciamo, si è un po', ecco, rovinato. E anche in quell'occasione, chi doveva supportarlo non ha supportato abbastanza. Perché poi lì sono pombiate critiche a non finire sul pilota. Gli errori sì ci sono stati, però è anche vero che dopo Hockenheim Vettel ha vinto a Spa, quindi voglio dire, bastava semplicemente anche dopo Monza andarlo un po' a rincuorare. Voi che anche la Ferrari nell'ultima gara 2018 non aveva una macchina competitiva come quella di inizio stagione, perché la Mercedes aveva recuperato. Però ragazzi, lì è la squadra, no, che doveva fare, voglio dire, contorno, no? Doveva cercare di alleviare un po' quello che erano i dolori del pilota e rimetterlo sulla giusta strada. Matteo, tu che ne pensi invece di questo Allora, divorzio? per quanto riguarda la scelta fatta sul pilota, sono d'accordo più che altro non per il fatto che Sebastian Vettel non sappia guidare, perché lo ha dimostrato appunto ad Istanbul, quanto lì, ancora una volta, come diceva Aurora, l'esperienza faccia la differenza, perché probabilmente non lo stress fisico, ma lo stress psicologico è quello che anche nelle categorie endurance è quello che richiede il maggior impiego di energie ai piloti. E sicuramente Istanbul è stato uno di questi circuiti, dove una pista dove non si poteva andare fortissimo, come notoriamente fanno, l'esperienza ha dovuto davvero dimostrare chi era in grado di andare forte anche in condizioni estreme e non commettere errori, e chi invece inevitabilmente era costretto al tracollo. E vediamo appunto un Sebastian Vettel che ha dimostrato che comunque con una Ferrari che lui, per il suo stile di guida tendente al sovrasterzo, perché è molto più aggressivo in uscita di curva e con i problemi di torsione al cambio già notoriamente risaputi, sia all'interno di Ferrari che al di fuori, ovviamente alla stampa, ed è appunto l'aspetto che cercheranno appunto di portare avanti come termini di sviluppo per cercare di limitare appunto queste torsioni anomale che vanno a incidere negativamente poi sui vari aggiustamenti di setup che vengono fatti di weekend in weekend. Sicuramente è ovvio che in questa situazione, con una macchina così complessa e difficile da guidare, molto più aggressiva, un pilota che al limite rischia il sottosterzo perché per il suo stile di guida, quindi Leclerc, riesce comunque a portare però più velocità in ingresso curve, a non perdere la vettura seppur molto scarica per problemi di appunto setup, è preferito. E quindi questo è il motivo principale della scelta e soprattutto del ripiego su Sainz, che come stile di guida è molto praticamente più vicino a Leclerc rispetto a Sebastian Vettel. Sai Per quanto quando mi... Dimmi. servirà Vettel alla Ferrari? Per
per lo sviluppo della macchina 2022. E lì credo che, anzi, spero che Ferrari non vada in difficoltà, perché l'esperienza di Vettel può servire. Però il problema è che intanto Vettel però adesso va in Aston Martin. Infatti, quindi Quindi porta col cambio di tutta la. regole potrebbe essere anche uno stravolgimento di tutto, perché c'è un rimescolamento continuo anche di carte e notoriamente Però cambi di il bagaglio culturale, no, di Vettel va in regole. mano, È e poi enorme. ricordiamo che Aston Martin significa Mercedes, quindi lì Siamo lì, siamo. vorrei Aurora, se sapere. l'ultima L'ultima via, rimasta ecco. prima. Se l'ultima rimasta sull'argomento, prego. No, Tommaso, riflettevo prima che mi faceva sorridere il fatto che tu abbia uno Sì, va bene. tifosi Ferrari e siete capitate con due ospiti che non sono tifosi Ferrari. È Aia. molto interessante. No, Aia. noi siamo piuttosto neutrali nel nostro supporto e nel nostro tifo sportivo, ma io come Martina anche siamo tifose, chiamiamoci così, insomma, tifose di Sebastian Vettel, lo apprezziamo molto come pilota. E io non posso fare altro che unirmi alle vostre considerazioni, nel senso che chiaramente sono tutte ugualmente valide e sono tutte una serie di piccoli mattoncini che si sono aggiunti a quella che poi è diventata la decisione e la motivazione finale. Aggiungerei rispetto a quello che ha detto Giuseppe, che ha giustamente, ripeto, sottolineato le responsabilità della stampa e le responsabilità dei tifosi. Le responsabilità del management, nel senso che la gestione dal punto di vista non solo mediatico, ma anche dei rapporti interpersonali fra la dirigenza e il pilota è stata, secondo me, ripeto, mia opinione personale, discutibile e riduttivo, è veramente riduttivo, nel senso che l'idea di non tanto di mentire alla stampa nelle prime fasi, se ricordate inizialmente si era detto e Binotto aveva dato per scontata la riconferma di Sebastian, come di fatto ci aspettavamo un po' più o meno tutti, salvo poi smentirsi, ma non è tanto quello il punto, è comprensibile dare informazioni quantomeno parziali alla stampa, ma il trattamento che è stato riservato a Vettel come persona, l'idea di avere un pilota che ha dato quello che ha dato Sebastian alla scuderia, e nonché ovviamente si tira sempre fuori l'argomento del quattro camp volte campione del mondo, che però non è un argomento, un dato di fatto, quindi è giusto che si tiri fuori, e comunicargli questa decisione senza neanche la possibilità fondamentalmente di iniziare una decisione diversa. Qualcosa di assodato, un dato preso così com'è, via telefono. Purtroppo i problemi di linea continuano, quindi noi siamo costretti anche ad andare avanti. Dopo che E le tre mi avete persa? Ok. prego, 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 continua. No, dicevo, ho fatto anche molto, secondo me, su quello che poi è stata la performance di Sebastian quest'anno. Come abbiamo tutti detto giustamente, lui è un pilota che ha bisogno del supporto e chiaramente sì, importante il supporto dei fan, importante il supporto della stampa, ma chiaramente se a venire meno prima di tutto il supporto della dirigenza, peraltro in maniera così plateale, c'è poco da fare. Supporto che tra l'altro è cominciato a mancare da Monza, a mio avviso, 2018, perché lì erano in prima fila Kimi Raikkonen e lui Vettel, ed è stata gestita male la partenza, perché Raikkonen non dico che doveva lasciare spazio, però ha tirato una staccata pesantissima a Vettel, e lì sono iniziati i primi problemi. È vero che, come diceva, arriva bene, i piloti devono correre. Però è anche vero che Vettel si stava giocando un mondiale ed era l'unico che poteva attaccare Hamilton in quel momento. Quindi già da lì voglio Esatto. dire che la gestione, come dicevi tu, Aurora, è incominciata a vacillare. Esatto. Io faccio un brevissimo commento, dopodiché arriviamo anche, insomma, a parlare del progetto di Martina e di Aurora, dicendo che ho visto veramente in pochissime persone un attaccamento così forte alla scuderia, così come l'ha avuto Vettel, che anche comunque nei momenti più difficili ha dimostrato comunque un rapporto fortissimo con i membri della squadra, ha dimostrato veramente cosa significasse per un pilota correre per la Ferrari, cioè quindi l'importanza che dà
un pilota a correre per una squadra di questo tipo, che non me ne vogliate, comunque chiaramente ti porta sempre a responsabilità diverse, è tutto quanto amplificato, perché hai comunque quasi praticamente una nazione intera che fa il tipo per te e che ti critica giustamente e ingiustamente. Su questo chiaramente sono d'accordo con Giuseppe, perché purtroppo, essendo un mondo molto vasto e dove insomma il pubblico è molto ampio, chiaramente dopo cadere in conclusioni molto affrettate è facilissimo. Quindi chiaramente nel giudizio di ciò che ha dato Vettel alla scuderia non si può non considerare il fatto che comunque io credo che un pilota così tanto attaccato alla scuderia sarà difficile trovarlo. Il suo rimpianto principale è quello. Lui esatto. Dice a me dispiace di non essere riuscito a vincere con Ferrari. E forse quello sottolinea ancora di più quello che dici tu. Cioè lui non è che se ne va via arrabbiato perché l'hanno liquidato, quasi più deluso perché è costretto ad andarsene perché non è riuscito a dare quello che tutti si aspettavano da lui in Ferrari. E quindi... Esatto, anche perché comunque se noi per esempio paragoniamo l'addio di Vettel e l'addio di Alonso, l'addio di Vettel forse è stato da un punto di vista della comunicazione gestito molto peggio, ma mentre Alonso ha comunque diciamo gestito la cosa in maniera molto più emotiva, invece Vettel è stato molto più, come dire, ha dimostrato anche in questo comunque un attaccamento, come ho detto prima, non indifferente. Siamo in chiusura e quindi chiaramente dovremmo siamo contenti di affrontare l'argomento del progetto che portano avanti Aurora e Martina. Adesso chi delle due vuole parlare lo decideranno loro, però insomma avete tutto il tempo per parlarci e per parlare del pubblico di quello che fate, oltre a essere diciamo articoliste del gruppo del sito. Marti, prego. Grazie, oggi vi concedo l'apertura. No, allora, sì, Aurora gestiamo appunto questo piccolo progetto che essenzialmente è un podcast, quindi in cui parliamo un po' della nostra esperienza sia in pista che dietro le quinte e in generale parliamo un pochino del nostro lavorare come giornalisti in quest'ambito. E è un progetto che portiamo avanti da un anno circa, perché abbiamo fatto la prima puntata a gennaio di quest'anno, quindi tra poco c'è anche l'anniversario. E niente, essenzialmente appunto è questo podcast che registriamo in inglese, esce un episodio il 27 di ogni mese, è una data che abbiamo pensato anche un po' simbolicamente per il numero di un pilota che immagino tutti ricordiamo. E nulla, sostanzialmente appunto parliamo un po' di tutto. Io tento di limitare le incursioni nella MotoGP perché tendiamo a rivolgerci a un pubblico che segue più le quattro ruote, ma comunque ecco, questa è la copertina del nostro podcast, si chiama Chicks into the Pits, che è tra l'altro un nome che ci ha suggerito un follower di Aurora su Instagram, se non ricordo male. Esatto. Grazie a quel follower per il nome. E sì, questa foto è peraltro uno dei nostri primi eventi che abbiamo coperto insieme, se non ricordo male. Sì. E sì, qui siamo in pit lane, anche se non si vede. Sì, no, diciamo che questo progetto è stato dettato dal fatto, oltre a essere colleghe, io e Martina siamo, non dico prima di tutto, ma quasi amiche, grandissime amiche. E la solidarietà femminile può sembrare retorica, ma in questo ambiente è molto importante e ci siamo rese conto che piuttosto che diciamo remarci contro, che purtroppo è un atteggiamento abbastanza diffuso nell'ambiente, più che altro perché non si riesce a vivere l'inclusività di genere in una maniera tale da renderla appunto veramente inclusiva per tutti, quanto per c'è un solo posto perché ci può essere solo una donna, ci può essere solo una rappresentante nei vari ambienti lavorativi legati al motorsport, che è una filosofia in cui noi non crediamo, perché crediamo fermamente nella competenza in generale, e quindi fondamentalmente l'idea è stata fin da subito che fare squadra e supportarci a vicenda fosse molto più proficuo che, non lo so, tirarsi frecciatine, oppure un ambiente che già ci è ostile per natura, quindi non vedo perché dovremmo esserci ostili a nostra volta. Quindi è un progetto d'amore, chiamiamolo così, e
cerchiamo di renderlo quanto più personale possibile e ci aggiungiamo quindi appunto le nostre esperienze, la nostra visione delle cose, una serie di inside jokes anche notevole, perché ovviamente con tutto il tempo che passiamo e abbiamo passato insieme, anche di quello c'è in abbondanza. E sì, questo è quanto. Ci potete fondamentalmente trovare su tutte le piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, quello che preferite. Molto bene, grazie perché comunque è stata. Volevo farmi una domanda proprio sul discorso che purtroppo ogni tanto bisogna reintrodurre donne in motorsport, ma ci hai risposto tu, no, Aurora, ci hai anticipato sul tempo, quindi ci hai già detto, penso, tutto quello Ci hai bruciato la che. domanda, sei troppo competente, Esattamente. siete Mi troppo dispiace. competenti. No, diciamo che forse Martina vuole aggiungere qualcosa riguardo, insomma, come vivi questa cosa. Ma allora, ovviamente devo sottoscrivere tutto quello che ha detto Aurora, perché questo è quello che c'è da fare. Abbiamo una visione molto simile, molto molto simile su questa cosa. Assolutamente pensiamo che fare squadra in un ambiente che appunto ci è ostile per natura sia la cosa migliore. Anche perché in altro modo non si andrebbe avanti, non si andrebbe avanti minimamente e non è quello che vogliamo. Quindi siamo naturalmente vissute e cresciute in questa società in cui in un mondo come quello del motorsport non c'è posto per più di una, oppure se c'è quel posto non è per una posizione di competenza e noi non crediamo assolutamente in questo genere di narrazioni. Quindi siamo due persone che sicuramente preferiscono fare squadra e supportarsi a vicenda e proteggersi a vicenda da un ambiente che comunque è brutto da dire, ma ci è effettivamente ostile, piuttosto che farci la guerra l'un l'altra e diciamo abbattere un pochino tutte le altre lotte che si sono fatte perché noi potessimo essere in un paddock a fare da reporter. Ma secondo voi con il tempo questo problema che è ovvio che ci sia, si sta un attimo, diciamo, si sta smuovendo qualcosa oppure c'è ancora veramente tanto tanto da fare al riguardo? Non solo dal punto di vista giornalistico, ma anche, diciamo, proprio per la considerazione al riguardo. Dunque, è una domanda molto complicata. Io generalmente tendo a essere piuttosto cinica, lo sono di natura, per cui non me la prendete male, però penso che non sia un qualcosa che si risolve in 448. Non penso assolutamente che sia un problema che viene risolto nel giro di qualche anno. Non penso che sia un problema che viene risolto nel momento in cui la Formula 1 decide di togliere le grid girls, per esempio, peraltro in mezzo a immense proteste di tifosi e piloti, non penso minimamente che si possa risolvere con delle piccole azioni, mettiamola così, o comunque con dei contentini, se così possiamo dire, che vengono dati per mostrare una faccia un po' più inclusiva, mettiamola in questi termini. Penso sicuramente che però le generazioni un po' più giovani che stanno entrando nel motorsport abbiano di base, una visione possibilmente diversa. Noi lo vediamo, l'abbiamo visto tante volte, ci sono, membri di team, che magari, sono cinquantenni, comunque sono nel mondo del motorsport da tantissimo tempo e ti trattano in un certo modo. Ci sono poi ragazzi della nostra generazione o comunque persone più vicine di età che si vede che tendenzialmente hanno un approccio anche un po' diverso. È una cosa che noi notiamo soprattutto, correggimi Aurora se pensi diversamente, con i piloti, nel senso che i piloti banalmente di solito sono quelli che ti portano più rispetto, sono quelli più gentili. E che ti fanno sentire meno questa differenza. Quando ti trovi a parlare con un collega giornalista, di solito, purtroppo la situazione spesso è diversa. Sì, devo assolutamente unirmi, anche perché secondo me il motivo è duplice da questo punto di vista. L'ostilità che deriva dai nostri colleghi, fondamentalmente per me, deriva sia da un'impostazione culturale assolutamente arretrata, perché in generale, soprattutto in pista, si trovano raramente i nostri coetanei. Cioè, noi, oltre ad essere le uniche donne, normalmente siamo anche le più giovani che si trovano in sala stampa, o comunque tra le più giovani. E io sono dell'idea che i nostri colleghi rispondano in questa maniera perché si sentono fondamentalmente minacciati da una presenza che non comprendono, che credono che li possa scalzare anche banalmente in termini di età,
e quindi la loro risposta automatica è questa. I piloti si comportano in maniera diversa, anche lì ovviamente vanno fatte le dovute eccezioni e lo sappiamo bene, principalmente perché appunto non hanno motivo di sentirsi minacciate dalla nostra presenza, ma anche perché indubbiamente il pilota sa benissimo che nel momento in cui si rapporta con un giornalista, donna o uomo che sia, quello che dice può essere usato contro di lui in qualunque momento. È brutto da dire, ma ripeto, noi siamo molto realiste, come avrete intuito, e quindi la realtà dei fatti è questa. Molto bene, io diciamo è stata una puntata forse la più lunga che abbiamo fatto finora, ma insomma abbiamo avuto tempo, abbiamo anche snocciolato tanti argomenti, anche devo dire complicati, ma che giustamente andavano affrontati. Io ringrazio Giuseppe, ma Matteo, ringrazio anche Davide che oggi non ci è potuto essere, però comunque per la sua presenza durante la stagione 2020 e vi diciamo fin da subito che comunque F1 in Podcast farà delle puntate anche durante la pausa invernale, chiaramente verrete informati attraverso tutti quanti i nostri canali e ci tengo nuovamente a ringraziare Aurora e Martina per questo contributo che ci hanno dato. Se volete aggiungere qualcos'altro, avete campo libero. No, noi vi ringraziamo a nostra volta di questo invito, ci ha fatto molto piacere. Assolutamente, grazie a voi. Io ringrazio, oltre che a voi due, ringrazio Matteo anche per tutte le spiegazioni tecniche, per insomma, i suoi contributi e le sue opinioni. È stato un piacere e come dicevi tu benissimo, porteremo avanti ancora anche durante la pausa invernale, ovviamente, con notizie, i nuovi sviluppi. Ci sarà tempo per snocciolare tutte le varie questioni del caso, scoprire insieme cosa ci si può aspettare da questo 2021 che ormai è alle porte. E è stato un piacere davvero avere qui nella puntata di chiusura, appunto. Per avere anche più tempo per parlare appunto in modo approfondito di tanti aspetti, non solo della Formula 1, ma appunto della MotoGP e dei vari campionati endurance e soprattutto del valore che le donne possono dare e si spera si arrivi il prima possibile a livelli tali da poterne dare sempre di più al mondo del motorsport. Quindi anch'io, come Tommaso, ringrazio tantissimo Aurora e Martina per averci fatto compagnia in questa chiacchierata XXL veramente stasera. E poi Esatto. adesso, giustamente, grazie anche al nostro Giuseppe, il nostro anti-Hamilton per eccellenza, ma non diciamola ad alta voce. Ringraziamo Giuseppe e anche tutti quanti i suoi problemi tecnici avuti durante la stagione. Ah, questa è stata la parte più bella. Vai, problemi, 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 come dice qualcuno. Io volevo ringraziare Matteo e Tommaso, i miei due compagni di viaggio, volevo ringraziare Davide. E Alessio Arcidiacono, che colgo l'occasione per salutare. Volevo Anch'io. ringraziare tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questa stagione, a partire da Mario Isola, l'ingegnerissimo Luigi Mazzola, Fabiano Mandone, Federico Albano. E niente, io vi do Mario appuntamento Miyakawa. Mario Miyakawa, senza dimenticare Assolutamente. il grandissimo Mario Miyakawa. Ringrazio quindi anche Aurora e Martina, li invitiamo ad essere con noi anche in futuro per Le un'altra puntata. rinviteremo Le sicuramente. inviteremo sicuramente. E volevo solo in chiusura un totonome per il dopo Camilleri. Chi vi sentite dire a rotazione parto io mi auguro che so che di fantasticare un po', però uno tra Montezemolo, anche se un po' anziano, ma spero tantissimo in Jean Todt. Lascio a voi la parola in chiusura. Io non mi piace farlo, ma veramente non ho idea di chi dire, quindi rimando la parola a Matteo. Anche io, con Giuseppe si sottolinea ancora una volta l'aspetto romantico di quest'amore per la Formula 1 e soprattutto per la Ferrari, però non lo so neanch'io, non lo so neanch'io. Sicuramente servirà qualcuno di tanto, tanto carismatico, perché la Ferrari, prima che una scuderia, è una vera e propria famiglia, lo ha dimostrato negli anni, nei decenni, se non cinquantenni ormai, di presenza nel mondo delle corse, che se non sbaglio addirittura proprio le gare endurance all'epoca erano quelle che davano più visibilità nel mondo ai marchi e le rendevano ciò che sono Esatto. potenzialmente adesso, cioè l'eredità dei marchi Dai attuali tempi. si eredita dalle gare di durata che da sempre erano la vetrina per eccellenza per mettersi in mostra. Certo, l'Alemannia di Quindi tempo non è l'Alemannia adesso, purtroppo. sicuramente.
Però anche io non lo so, posso dire il nome non lo so, ma che sia una figura carismatica che incarni sicuramente la passione italiana per i motori e per il cavallino, questo senza dubbio. Esatto. Aurora, tu hai un'idea? Ragazzi, io ho un nome che secondo me sarebbe veramente l'ideale, sono sicura che emergerà poi in consiglio di amministrazione, che è quello di Maurizio Crozza. Direi che Crozza si è dimostrato un ottimo sostituto di Mattia Binotto, l'abbiamo visto all'opera nelle ultime settimane, quindi perché non tentare anche un futuro nel consiglio di amministrazione? Quindi il mio voto va a Maurizio Crozza. Si tratterà di capire alla fine. Si tratta di capire. Alla fine è questione di capire. Martina, la tua? Ma allora, anch'io non ho minimamente idea di quale potrebbe essere il nome, però concordando anche con Aurora, Maurizio Crozza è un nome assolutamente valido. Devo anche esprimere la mia concordanza con l'idea di Matteo, perché sicuramente penso anche io che serva una persona carismatica e che sia in grado di portare avanti questa nave molto grossa che è la Ferrari in maniera proficua. Esatto. Io quindi Maurizio Crozza è il nuovo leader. Esatto. Per ringraziare voi e a tutti gli altri. Esclusiva. Esclusiva. Che esatto. Ringrazio anche per fare il titolo. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno fatto delle domande, purtroppo non siamo stati in grado di rispondere a tutti, ma oggi eravate veramente in tantissimi e come abbiamo detto prima vi ricordiamo che comunque F1 in Podcast continuerà anche durante la pausa invernale, ci saranno anche delle piacevoli novità, diciamo solamente questo, per gli appassionati del mondo delle due ruote. La puntata finisce qua, io vi ringrazio nuovamente, ringrazio tutti coloro che ci hanno visto e l'appuntamento è alla prossima puntata. Non sappiamo ancora quando, ma sicuramente vi terremo informati sul sito. Arrivederci a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.